ridere. Comunque no, la questione è così. Poi sulle questioni di parcheggio a Fontanelle, è una questione che si affronterà al momento opportuno e si vedrà, perché su quello al quale tu ti sei riferito, su quello lì io non mi esprimo, perché c'ho anche un interesse diretto, sono un espropriato, quindi c'ho un interesse diretto, quindi su quello non mi esprimo. Però chiaramente ci sono altri problemi che riguardano la viabilità di quella frazione e anche la possibilità di avere luoghi dove parcheggiare. Quello sarà argomento in un altro argomento di altre discussioni. Però per quanto riguarda l'oggetto specifico dell'osservazione, io penso che questo sia un atto che l'amministrazione, intanto se l'ufficio ha dato parere favorevole, vuol dire che ci sono tutte le condizioni perché si possa essere fatto, punto. E poi qualsiasi altro sforzo l'amministrazione faccia in quel senso per quell'area lì, io penso che siano tutti da apprezzare. Baroncelli prima. Sì, no, mi piace perché sentì la difesa di Fontanelle dalla sinistra quando fino a pochi giorni fa mi risulta non mi hanno fatto nemmeno entrare nel periodo della campagna elettorale. Insomma, sinceramente qualche pensierino fossi in voce l'avrei. Fontanella, grazie all'amministrazione comunale, tra un po' sarà un deserto nel deserto, perché Fontanella, grazie a Dio, rimarrete talmente tranquilli che non vi disturberà più nessuno, perché rimane un troncone morto dove le attività commerciali andranno a patire di scelte fatte sicuramente. No, Fontanella rimane un troncone morto, una strada morta, una casa del popolo, e per far fruire la gente e vi ci vorrà il tom per venire laggiù, perché sicuramente non è zona d'espansione. E comunque io fossi te Calcione e comincerei a mettermi in fila, visto che ampliano, che perlomeno vi facciano una stanzina anche per voi per le prossime regionali, perché a quanto pare tanta strada non vuole avere nemmeno voi. Ci sono Morini, prego. Presidente, vorrei riportare le parole su più pertinenti all'argomento. Io credo grazie. Io credo che la scelta di Peruzzi Raniero, che credo rappresenti un'associazione del Circo di Fontanella, credo che sia veramente da apprezzare e considerare con un atto, rigiro un attimino la torta delle parole di Baroncelli, un atto quasi eroico, perché se la situazione è quella di Baroncelli, un'associazione potrebbe trasformare, ristrutturare una propria proprietà, trasformarla in residenziale o anche in commerciale, no, loro dicono non si dà un servizio al quartiere e si forma un punto. Ma il mondo, quello che può sembrare oggi stupido, un domani potrà esistere, lo sai, capito? Te tu se vieni da lontano, una volta ci ha regalato una faccia del martello, quindi sai, no, più una volta. C'è un in ottone, com'era, in bronzo. Quindi si riesce a maturare, a cambiare, a trasformarsi, a ripensare. Stasera alla televisione c'era Craxi che raccontava la storia dei socialisti, quindi che hanno condizionato l'Italia per 20 anni. Le loro scelte. Quindi io vorrei ritornare proprio all'argomento che un'associazione che è proprietaria di un fabbricato chiuso in una frazione dove è una frazione delicata, critica, perché cambierà, è vero, cambierà facendo la nuova collegamento della 429 esterna dalla frazione, ci saranno dei cambiamenti forti, però va visto anche che ecco il messaggio che va dato al sindaco, alla giunta e all'ufficio. Siccome è una situazione che sarà delicata nei prossimi anni, di fare attenzione che questa frazione diventi invece che un problema una risorsa. Quindi se ci sono delle associazioni che investono in quella zona e vogliono
raddoppiare l'investimento, nel senso c'è l'associazione culturale, di aggregazione, di servizio, di un momento di stare insieme. E si dovrebbe dire grazie veramente per aver fatto questa osservazione, perché credono in un'area che effettivamente è un'area fragile, delicata. Quindi questo, il rilanciare dell'amministrazione, è di dare più attenzione a questa frazione che effettivamente negli ultimi anni è stata un po' dimenticata, poi nei fatti, come servizio, come parcheggio, come viabilità, come verde, come attrezzature, come... che sia il primo atto importante per trasformare una frazione che tende a essere marginata, che diventi un punto di un sistema più ampio che il nostro sistema di comune, di città, collegamento Castel Fiorentino, Monterappoli. Ci dimentichiamo, Monterappoli è un centro storico, per cui ci sono delle prospettive future, e credo che ci sia una certezza per la frazione che quell'area sia un'area speciale di servizio, perché le parole hanno un senso, ambiti di attrezzature e servizi a scala comunale di quartiere. Io credo di farlo diventare da un carattere privatistico, diventa un carattere sociale legato alla comunità, credo che sia meritorio. Quindi bisogna anche... La COP non ci si può fare in questo lato, in quell'altro sistema ci si potrebbe fare la COP, vedi Bianchi? Alle volte bisogna mettersi un attimino in galleria e staccarsi un po' e si vedono meglio in modo più disteso. Quindi voglio ribadire che è meritoria l'osservazione di questa associazione culturale, e che è meritorio che noi in Consiglio Comunale stasera si voti tutti favorevoli, perché è un ricambio di stima reciproca. Grazie. Bini? Ma io soprattutto per chiarire a Bianchi, che mi sembra non l'avesse chiaro perché l'aveva presa molto sull'Ilare nel suo intervento, per chiarire appunto, Morini l'ha detto però implicitamente, ora Bianchi è uscito quindi mi dispiace, è laggiù. È uscito dall'aula, è lì. Io per quanto riguarda l'intervento, non so se hai capito dalle parole dell'ingegnere, che la possibilità di costruire sarà minore con la nuova regolamentazione. Quella è la possibilità di copertura, Bianchi, se tu ascoltassi le parole probabilmente sarebbe anche più facile fare gli interventi compiuti su quelli che sono gli argomenti che si sta discutendo, perché la possibilità di costruire sarà minore, vuol dire che i volumi sono minori, ma sarà maggiore la possibilità di coprire, quindi eventualmente di coprire situazioni che sono evidentemente per l'aggregazione sociale, perché io se mi immagino minori volumi e più copertura mi immagino magari una pista da ballo, mi immagino, non lo so, io lo ci può essere, non ci sono mai stato sul retro della Casa del Popolo e Fontanella, ma mi immagino come ogni altra Casa del Popolo e come ogni altro luogo di aggregazione sia una cosa del genere, per cui mi pare che evidentemente meno volumi e più superficie aperta rappresenta più superfici e più spazi di aggregazione, cioè mi pare una cosa, lo diceva Morini, è un investimento su una realtà che fa aggregazione e che è importante per la tenuta di un tessuto sociale come quello della frazione, lo diceva Paolo insieme alla parrocchia, insieme a quella realtà che, come dire, saranno il cuore della frazione soprattutto dopo l'avvio della nuova 429. E un'altra riflessione, per quanto riguarda l'avvio della 429, io non sono assolutamente d'accordo con quella era la critica del centrodestra. A me pare che la 429 sarà un'occasione di rinascita della frazione, di rinascita in senso residenziale ed abitativo della frazione, perché lì passano i camion dentro la città, dentro la frazione, dentro l'abitato urbano, che è una condizione assolutamente di invivibilità per la frazione medesima. E io credo che più che evidentemente pensare in modo miope a quelli che sono in transito, agli esercizi commerciali e beneficiano di quelli in transito, penserei invece a quanto guadagna la qualità della vita nella frazione e a quanto magari anche quegli esercizi commerciali, che non credo saranno migliaia, della frazione potranno beneficiare dal fatto che i residenti siano evidentemente, come dire, possano vivere il tessuto della propria frazione in modo più compiuto, uscendo di strada senza rischiare di essere investiti, mandando i propri bambini magari in una piazza e come dire, vivendo gli spazi della frazione anziché viverlo come dormitorio periferico della città. Io credo che questo sia, come dire, il modo di interpretare e di valorizzare quella frazione. Per quanto riguarda gli spazi dei parcheggi, noi votammo a favore del parcheggio, pur avendo votato anche a favore delle osservazioni che dicevano di frazionare il parcheggio lungo tutto.